Ok, devo non ce l'ho fatto subito perché devo filtrare. Ok. Ah, anche per cambiare un po' il clima, capito? Siccome veniamo da un periodo post-Covid, e allora mi sono abituato a questa versione mascherata, siccome sono stato sempre anche un po' così, però per fortuna, grazie a Dio o chi per lui, invece della mascherina io porto il Sei fazzoletto. sempre Leno Landini, però. Si può portare. Se può dire. Dillo, però, insomma. Sono sempre Leno e questo è il guaio. No, scherzo. Ok, no, vorrei spendere due parole relativamente a questa faccenda del baule, del fly case autocostruito, che mi permette delle sonorità diverse. Variegate, varie. È molto difficile e anche complesso poterlo, come dire, gestire. Però è interessante dal mio punto di vista perché mi permette di esprimere, come dire, gli umori durante l'esecuzione di un pezzo. Quindi un pezzo durante il Ma è un quale. baule per quale strumento? Perché sennò voglio No, dire. è un baule concepito per l'armonica, Ecco. però che ha saccheggiato anche nel chitarrismo, insomma, cioè ha saccheggiato dei pedali anche che nascono per chitarra. Quando è nato? Quando è nato, Dai tempi del liceo, no, diciamo. beh, non proprio, No, no, questo specificatamente, cioè il ma baule. l'idea di elettrificare l'armonica è nata al tempo al liceo, al liceo artistico che io ho fatto a Roma, al liceo da Ma qui Cosoli. siamo fuori tempo del Covid, ma poi pure diciamo, perché Ah, si si sente sente meglio, meglio, eh ok, vabbè. Però è una necessità mia inconscia che non avevo razionalizzato il perché mi sarei dovuto mettere nei casini costruendo tutta questa sorta di insomma, complessa strumentazione che certo non mi ha facilitato la vita. Perché gestire questo tipo di pedaliera comporta un controllo e una concentrazione particolare durante l'esecuzione e quindi non è che c'è un suono unico sul quale ti appoggi durante l'esecuzione, cioè, durante il pezzo, almeno io personalmente ho la necessità di eseguire delle cose umorali, delle, come posso dire, dei suoni che caratterizzano un passaggio piuttosto che un altro, e Allora, quindi il suono roboante è il momento incazzoso, il momento dolce invece è il momento dolce, cioè, questi suoni, questi pedali mi aiutano. quanti anni ci hai messo a La farlo? vita. Una vita. E quindi c'è, ma questi sono tutti i materiali che. Queste sono tutte scatolette, io la chiamo la scatola dei colori musicali. Sono tutte scatolette che si intercambiano poi anche un po' nel tempo, cioè si declassano, alcune vengono sostituite da altre più confacenti a quelle che sono le necessità, insomma. Però nell'insieme, nel totale abbiamo una serie di suoni che sono coerenti con quelle che sono le mie idee emozionali. Per eseguire un programma musicale. Qui c'è il suono distorto, c'è un chorus che rende un po' mieloso. C'è pure un corno. C'è un corno che è quello veramente antico, anzi forse un paio di corni. Antico che ho costruito in Scozia molti anni fa davanti a un fuoco in una vecchia bicocca down by the river, come si dice, giù del fiume. Era una situazione selvaggia con degli amici, abbiamo fatto un accampamento per un bel periodo e io ho costruito questo corno al fuoco di legna con un coltello, intagliando, eccetera. Beh, questo qual E è? questo corno Faccelo. ha una funzione di contenitore Faccelo un po' vedere. per queste armoniche. È un contenitore, semplicemente un contenitore che prevede due sedi, eccole qua. Per due tonalità di armoniche, hai capito? In modo che puoi fare un'armonia, circolare con un'armonia. E poi qua dietro c'è la sede
e per il microfono, un microfono che si può intercambiare, Fantastico questo qua. in modo che ci hai accorpato nell'insieme, e quando c'hai in mano questo, veramente ti senti non in guerra, in una guerra di pace, insomma. Una guerra, insomma, voglio dire, sul piede di sul Però piede di c'è guerra, ecco. una Una bomba, danza della è una bomba, cioè ti senti in mano una bomba, anche perché c'è un peso specifico che non è indifferente. Lo so che mi vuoi prendere, dicevo che questa cosa di mettere montaggio in generale viene un po' sottovalutata, come se non fosse. Invece il montaggio, lo smontaggio, il settaggio, tutto ciò che finisce in aggio, la rottura di aggio. Ma questa è quella famosa, insomma, pedaliera che dicevi che è proprio dai tempi del liceo? No, questa è una pedaliera che è in corso d'opera da diverso tempo e ogni tanto viene scremata da alcune funzioni, alcuni pedali vengono sostituiti da altri. E insomma, è tutto in corso d'opera un po', capito? È tutto un po' un work in progress, però insomma, grosso modo, adesso ci siamo assestati su questa effettistica qua. Questo è il casino che mi sono costruito dalla radice di uno strumento semplicissimo come l'armonica. Semplicissimo apparentemente, intendo, perché poi è molto complesso, insomma, cioè nel senso, senza entrare nel tecnico, ma prevede un sacco di opportunità, ci sono le note piegate, il bending, ci sono i blue notes, insomma, sembra che uno soffia e aspira, ma questo per gli ignoranti, per chi invece è addentrato alla materia, è uno strumento molto complesso. E io l'ho reso ancora più complesso sviluppando la versione elettrica di cui non mi pento, ma mi lecco ancora le Ma ferite. ecco.